Se hai ricevuto problemi riguardo a Rockstar Games che non risponde sul tuo computer, quindi in questo caso se il servizio, tipo sui servizi qua, se vai a scrivere direttamente servizi, ti porta così su questa schedina qua, scendi fino a giù fino a trovare così Rockstar Game Library Vice, ci clicchi sopra, come puoi vedere questo servizio funziona perfettamente sul mio computer e quindi se funziona questo servizio funziona anche Rockstar Games Launcher. Se adesso provo così a chiudere il servizio, questo servizio qua si è arrestato. Quindi, in questo caso, se avvii il Rockstar Games launcher e ti dice che non funziona, vai sui servizi e avvia questo servizio qua. E l'ho avviato senza avviare l'applicazione, e questo era il primo metodo. Ora passiamo direttamente al secondo metodo. Quindi il secondo metodo. Andiamo direttamente su esegui. Scrivi qua sopra appdata per, per cento e fai ok. Entri così nella cartella appdata. Local. Scendi fino a giù fino a trovare così il Rockstar Games. Eccolo qua. 143 KB. Cancella così questa cartella vedi se sta anche sul roaming cancella anche la cartella sul roaming se riesci a trovarla qua dentro local low. e basta una volta fatto passiamo al terzo passaggio entriamo in rockstar games mostra opzioni, proprietà compatibilità Disabilita ottimizzazione di schermo intero esegui questo programma come amministratore e fai applica. Apri percorso file. Prova a cliccare in Rockstarservice.exe e il Helper.exe. Se non dovessi andare, poi sempre Disinstallare così l'applicazione, reinstallare il Rockstar Games e rifare l'accesso. Mi seguo come amministratore Rockstar Games. Vediamo sui servizi: si avvia. Se hai un problema di connessione, ti consiglio di fare un ripristino sulla rete. Quindi vai sulla tua rete, impostazione rete internet, impostazioni di rete avanzate, ripristino della rete e fai un ripristino. Ripristini così la rete. Se ti dice di rimettere la password, rimetti la password sulla tua rete WiFi e poi riavvia il computer. Ora. Il servizio di Rockstar Games risponde e funziona. Prova anche a disattivare l'antivirus oppure prova a disattivare il tuo Windows Defender. Il suo da virus e minacce. Lo puoi disattivare da qua. Oppure lo inserisci direttamente nelle esclusioni. Aggiungi un'esclusione, vai la cartella. Questo PC. Programmi per 86, scendi fino a giù fino a trovare il Rockstar Games. E inserisci così la cartella del Rockstar Games. Per non avere problemi con l'antivirus. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Se ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!